Pace bene, oggi 4 marzo ricordiamo San Casimiro, ascoltiamo la sua vita. Casimiro nasce a Cracovia il 5 ottobre del 1458, figlio del re di Polonia. Venne affidato alle cure del pio e dotto canonico Douglas. Quando gli ungheresi si ribellarono al loro re e offrirono la corona al tredicenne principe Casimiro, questi vi rinunciò appena seppe che il papa ne era contrario. Costretto dal padre, però, dovette accettare, e solamente quando seppe la notizia della conciliazione avvenuta tra il popolo e l'antica dinastia, immediatamente chiese il permesso di ritirarsi dalla corte. Il principe Casimiro, infatti, non voleva venir meno al suo ideale ascetico di purezza per vantaggi materiali a cui non ambiva. Ottenuto il permesso, incominciò per lui una vita di immolazione continua. Di straordinaria bellezza, ammirato e corteggiato, Casimiro aveva sempre la sua mente rivolta alla passione di Gesù Cristo e aveva riservato il suo cuore alla Vergine. In uno sfogo d'amore per la Madre Celeste compose un inno d'amore, Omni Die Dic Marie, che poi verrà posto per sua richiesta nella sua bara. Casimiro disprezzava il lusso e aveva un cilicio che gli martoriava le membra. La notte per lui era il tempo della preghiera e dormiva sul pavimento. Per 12 anni si dedicò allo spirito senza tralasciare l'amore per i poveri. Grande gioia provò quando decise di donare tutti i suoi beni ai bisognosi, che lo definirono difensore dei poveri. Colpito da tisi, morirà a 25 anni, a Grodno, in Lituania, il 4 marzo 1484. I suoi resti mortali vennero sepolti nella chiesa di San Stanislao. Dopo 120 anni il suo corpo venne esposto alla venerazione di tanti fedeli. Il suo corpo venne trovato incorrotto e intatto nelle vesti principesche nelle quali era stato avvolto. Il re Sigismondo chiese la canonizzazione del principe polacco al Papa Leone X, che nel 1521 lo dichiarò patrono della Polonia e della Lituania. Venne ufficialmente canonizzato nel 1602 da Papa Clemente VIII e nel 1621 la sua festa venne estesa alla Chiesa Universale. L'iconografia lo vede con in mano una pergamena che riporta alcune parole del suo inno ed un giglio, simbolo di castità. San Casimiro, infatti, è invocato contro le tentazioni carnali. Quella di San Casimiro è un'esperienza di santità che noi colleghiamo a tante altre, i cui protagonisti erano nobili. Ecco, anche Casimiro nacque nobile, destinato quindi ad essere re. E non solo questo, non solo era nobile, noi lo ricordiamo anche per la sua nobiltà d'animo e per la sua bellezza. Bellezza che non fu di nessun'altra donna se non della Vergine Maria. E Casimiro scriverà una preghiera e poesia bellissima proprio alla Vergine che adesso vi leggo. Ogni giorno, anima mia, canta le lodi di Maria, venera le sue feste e la sua vita così ricca di insegnamento. Tutta bella, senza il segno di una pur minima macchia, fa che anch'io possa lodarti, puro e lieto. Fa che sia casto e modesto, dolce, buono, sobrio, pio, leale, scaltro e semplice ad un tempo. Ricolmo nella mente della saggezza donata da Dio. Anche il cuore e l'agire sia pervaso dalla grazia divina. Ascolta, clemente, la preghiera di quelli che ora vedi. Purifica i peccatori e rendili buoni e degni del cielo. Vergine santa, guarda i pericoli che continuamente ci tentano. Sostienici, dunque, affinché stiamo saldi e vigorosi.
e proprio invocando l'intercessione della Vergine Maria, insieme a San Casimiro, preghiamo affinché tutti i giovani, belli e puri di cuore, possano essere esauditi in questa richiesta agli occhi di Maria. San Casimiro prega per noi.